mi ricordo lo scorso anno, sempre su questo palco, no? Perché poi quando si va a un salone di così, così importante, se ci sono anche le tante novità che riguardano le imbarcazioni, no? Mi ricordo che l'amico, il collega Macaruso, rivolgendosi a te, ci abbiamo detto perché ci conosciamo molto tempo, disse: beh, c'era stato da poco un avvicinamento con il tuo predecessore, disse: ci sono novità anche sul palco, quest'anno non c'è una novità, perché c'è la continuità, mettiamola così, no? Questo è importante, anche per qualsiasi settore la continuità è molto importante. Io prima, per venire subito ai temi che ci interessano, dicevo c'è tutta la partita gigantesca del recovery, no? Molto potrà voler dire per l'Italia. Allora volevo proprio chiederti per l'industria, per il settore nautico, che ci dobbiamo aspettare. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente Cecchi e faccio un paio di considerazioni generali per poi rispondere alla tua domanda. Visto che sono una frequentatrice del salone da molto prima, di immaginare anche lontanamente di diventare ministro dei trasporti, anche per la grande collaborazione che abbiamo avuto insomma, in questo ultimo decennio, ormai è un decennio che sul piano parlamentare lavoriamo sulla nautica. La considerazione che faccio, ascoltavo il Presidente, no? Come Covid ha cambiato le priorità della nostra vita. Se proviamo ad andare ad ascoltare discorsi pochi, molto meno numerosi di quanti non ce ne fossero nell'autunno precedente, nell'estate precedente, di iniziative pubbliche, di tutti, dico, come sono cambiate anche le priorità nel nostro dire, nel nostro raccontare. Cioè oggi rispetto a quello che ci siamo detti l'anno scorso, c'erano questioni numeriche, tecniche, tecnologiche, di cui sicuramente parleremo, ma la priorità oggi è raccontare la fatica e l'orgoglio di vincere, la paura di vincere, la preoccupazione di rispondere a una serie di questioni di sicurezza sanitaria. Cioè questa vicenda ha veramente radicalmente cambiato tutte le nostre gerarchie, anche quando organizziamo una cosa che in realtà viene da lontano, che ha una storia matura, a 60 anni, diciamo, io sono una che pensa che bisognerebbe lavorare molto, perché a me piace molto lavorare, quindi spero che nessuno mi mandi in pensione a 60 anni, però 60 anni è un'età quasi no, nella nostra legislazione da pensione, no? Invece la freschezza con la quale si è affrontata la fatica dell'organizzazione di questo salone, no? Ci dice che un'esperienza matura come questa, anche un'esperienza matura, forte, consolidata, il salone è stato da molti anni al centro, diciamo così, di questo settore nel mondo. Oggi è l'unico salone che si celebra, ma diciamo rafforza un ruolo che aveva già, quello della sua centralità nel mondo. Bene, ci sono delle nuove priorità, il fatto di riuscire a farlo è una priorità. A oggi è riuscito ad uscire da una condizione critica che diciamo dal 2010 in poi si era generata anche in maniera molto pesante. Io stessa ho dovuto occuparmi di alcune crisi aziendali di questo settore molto pesante che ha fatto perdere centinaia e centinaia di posti di lavoro. Dentro questo nuovo mondo, che comunque sarà diverso anche quando avremo il vaccino, ovviamente c'è un'Europa diversa, per fortuna. Cioè, c'è stata una presa di coscienza del fatto che non è che l'Europa poteva essere quella che ci ricordavamo del 2019, procedure di infrazione, no? Ecco. C'è un'Europa che ha deciso di fare debito comune per supportare le economie che hanno avuto un impatto più faticoso, per supportare le economie che hanno bisogno di investire per recuperare qualche ritardo, e dentro questa dimensione noi ci stiamo cimentando nella predisposizione del piano nazionale dei recovery, nel quale ovviamente dentro le 6 missioni, il MIT sarà coinvolto in 4 missioni, perché ovviamente abbiamo anche una serie di attività trasversali che non vi sfuggeranno sia sul fronte infrastrutturale che sul fronte trasportistico. Però noi avevamo già un punto di partenza prima di Covid che abbiamo dovuto aggiornare per prendere le decisioni strategiche per il nostro settore, che era Italia Veloce, che era il piano infrastrutturale che peraltro è in Parlamento perché è l'allegato infrastruttura per l'azione di riforme. Da lì, messe a punto dopo Covid, ci sono le idee che
ci aiuteranno ad avere finanziamenti per questo settore. Soprattutto ci saranno tre obiettivi che noi finanzieremo dal 1° gennaio 2021 in poi. Il primo è, ha a che fare con la portualità e quindi con tutti quelli che sono i servizi, passeggeri e merci, nei confronti dei porti, che verranno molto rafforzati da un poderoso investimento di ultimo miglio, cioè collegamenti ferroviari e stradali. Non è così scontato nel nostro paese, mentre in altri paesi che competono con noi questa è stata una scelta che è stata fatta un po' di tempo fa. Poi l'infrastrutturazione green dei porti, abbiamo questo piano che viene da lontano, ma che viene da lontano, in realtà che insomma, abbiamo deciso di finanziare qualche mese fa, poi qui il tempo per me diciamo così ha delle dimensioni che dipendono dalla qualità e dalla quantità delle giornate, di colaiolo per l'infrastrutturazione verde, green dei porti, ma il grande piano che riguarderà la nautica sarà la sostituzione della flotta con risorse europee e con risorse ovviamente private, orientate diciamo così alla sostenibilità ambientale. I produttori e la filiera sul tema della sostenibilità ambientale in questo paese, le imprese hanno già preso delle decisioni, hanno già fatto un investimento in termini tecnologici e innovativi. Abbiamo l'opportunità di avere risorse europee e quindi dobbiamo provare a spianare la strada con queste risorse affinché ci sia un'accelerazione nella realizzazione di quelli che sono i progetti delle imprese che già avevano scelto, diciamo così, la sostenibilità ambientale come uno degli obiettivi strategici del futuro delle imprese. Attenzione, questo consentirà anche al mercato di avere una reazione diversa, perché la sostenibilità ambientale deve avere un percorso di sostenibilità economica. Il fatto di poter utilizzare delle risorse europee con le risorse pubbliche, adesso vedremo, perché ovviamente noi abbiamo più fonti di finanziamento in questo momento, abbiamo risorse italiane, abbiamo i tradizionali fondi europei perché si apre, no, il nuovo settennato dal 2021, abbiamo i recovery, quindi noi dovremo poi organizzare la modalità di finanziamento, ma l'importante è la visione che c'è dietro, non è come poi finanzi il progetto. Ecco, siccome noi riteniamo che anche il mercato debba essere aiutato rispetto a queste, noi riteniamo che ci potranno essere una serie di misure di accompagnamento che spianeranno la strada a quelle imprese che hanno già investito e che continueranno a farlo rispetto alla sostenibilità ambientale, che noi accompagneremo con una sostenibilità economica. Poi più tardi entriamo anche invece nel merito delle norme, del supporto normativo, di un lungo percorso che abbiamo fatto insieme a Confindustria Nautica sul fronte anche della regolazione di questo settore, che come sempre cambia anche le dinamiche del mercato. Perché se è una regolazione più semplice e più chiara, aiuta, se è una regolazione complessa e farraginosa, diciamo ovviamente. E certo, e anche rispetto ai nostri competitor, ovviamente,